Ehi, avete il permesso per quelle armi? Ho il permesso proprio qui. Che melodia! Fanculo. Servono rinforzi! Ci serve Kung Fury! Sì, è il mio bicipite. Aspetta, piccola. Pronto. C'è un videogioco impazzito che sta uccidendo tutti. C'è distruzione, caos, ci serve... Cosa vuoi fare? Il mio lavoro. Sono un poliziotto e sono dannatamente bravo in quello che faccio. Tutto è iniziato anni fa, mentre ero in servizio. Io e il mio collega stavamo inseguendo un misterioso maestro di Kung Fu. Sei in arresto. Mani in alto. Ottimo lavoro. Quel balordo ci avrebbe ucciso. Ma diavolo, sei il miglior collega che abbia avuto. Grazie, ho imparato dal migliore. Sei come un padre per me. Con un colpo fatale colpì il mio collega. Posso dire che morì all'istante. Prima che potessi premere il grilletto, fui colpito dal fulmine morso da un cobra. E svenni. Vidi delle immagini. Un antico tempio Shaolin con dei monaci che si allenavano nell'arte del Kung Fu. Un'antica profezia narrava di una nuova forma di Kung Fu, talmente potente che un solo uomo poteva controllare. L'eletto. Quando mi svegliai, vidi il maestro di Kung Fu correre verso di me. Riuscivo a sentire il mio corpo mutare in un qualche scherzo della natura del Kung Fu. Se l'hai letto. Toc toc. Chi è? Il mio pugno. Come ricordo, presi un pezzo del vestito del maestro di Kung Fu morto.
decisi che avrei usato i miei nuovi superpoteri di Kung Fu per combattere il crimine. Così diventai il miglior poliziotto del mondo. Diventai Kung Fury. Silenzio, Kung Fury. Sono appena tornato dal municipio. 50 milioni di dollari di danni ho il sindaco su per il culo come un fraccia in calore. E come faccio a spiegarlo alla stampa? Eh? Hai distrutto un intero quartiere, Cristo santo! Non mi aveva detto di fermarlo? Ti avevo detto di farlo secondo le regole. Basta con queste stronzate. Sa benissimo che qui nessun altro avrebbe potuto fermare quel videogioco. Oh, cavolo. Ascoltami bene, Kung Fury. Devi cominciare a seguire le regole, come fanno tutti. Quindi ti assegno un nuovo partner. Cosa? Col cavolo, io lavoro da solo. Ora non più. Saluta il tuo nuovo partner, Triceratocop. È un piacere conoscerti, Kung Fury. Non vedo l'ora di lavorare con te. Sei come un padre per me. Io lavoro da solo. O farai squadra con Triceratocop, o ti sollevo dall'incarico. Io non mollo il caso. Mi licenzio. Sì, sì, ho fatto le analisi. Cosa? Era positivo, ok? Che cavolo stai parlando? Ok, non c'è problema. Dammi tuo telefono! Questo che cavolo è? Qui è il capo McNichols. E la polizia? Sì, qui è la polizia. Fottetevi! Qualcuno rintracci quella telefonata. È impossibile. Non per me. Hackerman, l'hacker più forte di tutti i tempi. Seguimi. Sono riuscito a triangolare il segnale del cellulare e rintracciarlo. Il suo nome è Adolf Hitler. Hitler, il peggior criminale di sempre. Lo conosci? Puoi giurarci. Nel 1940 Hitler era un campione di Kung Fu. Era talmente bravo nel Kung Fu che decise di cambiare il suo nome in Kung Führer. Ma non si fermò a questo. Sapeva della profezia del Kung Fu e voleva rivendicarne il trono. Così lui e il suo gruppo di soldati nazisti condussero esperimenti per anni. Ma non riuscirono a capire come padroneggiare l'arte del Kung Fury. E un giorno sparì dalla faccia della terra. Nessuno lo ha più visto da allora, fino ad oggi. Forse ha capito che se troverà e ucciderà l'eletto, diventerà lui stesso Kung Fury. Ha viaggiato nel tempo per arrivare sin qui. Ecco perché nessuno lo ha più visto. Quindi che farai? È il mio lavoro. Tornerò indietro nella Germania nazista e lo ucciderò una volta per tutte. E quindi come farai? Non lo so. Mi servirà una macchina del tempo. Aspetta un attimo. Usando un modulatore RX potrei trasmettere una cella del mainframe diretta ad hackerare l'uplink del download. Cosa significa? Significa che con l'algoritmo giusto posso fare un hack e mandarti indietro nel tempo.
come una macchina del tempo. Bene. È tempo di hackerare. No! Cazzo, un Naseraptor. Pensavo si fossero estinti migliaia di anni fa. E tu chi sei? Il mio nome è Barbarianna. In che anno siamo? Nell'era dei vichinghi. Questo spiega il Naseraptor. Cazzo! Sono tornato troppo indietro nel tempo. Devi andartene subito da qui. Questo posto è pieno di Naseraptor. Ci vediamo al riposo degli dèi. Katana ti dirà come arrivarci. Chi è Katana? Sono io, Katana. Posso darti un passaggio su Asgard? Un passaggio su che? Dunque, chi sei tu? Sono un poliziotto. Vengo dal futuro. Mi hanno mandato indietro nel tempo per uccidere Hitler, ma purtroppo ho viaggiato troppo indietro nel tempo. E sono finito qui. Conosco qualcuno che forse potrebbe aiutarti. Ammiratemi, sono Thor, figlio di Odino e protettore dell'umanità. Guarda i miei pettorali. Pettorali epici. Grazie, fratello. Allora, dicevo, Thor, lui è Kung Fury, è un poliziotto dal futuro.
Esatto, e deve andare nella Germania nazista e uccidere Hitler. Quindi mi chiedo... Basta! È l'ora del martello. Attraversa questo portale arriverai nella Germania nazista. Buona fortuna, Gonfiore. Grazie, Thor. Bene, deve essere il mio passaggio. Ehi, poliziotto del futuro. Dove stai andando? Sai che ti dico? Tieni, questo è il mio numero. Usa questo telefono per chiamarmi. È un telefono cellulare personale e trasportabile. Può memorizzare fino a 645 canali, ha una selezione rapida di 10 numeri e un controllo elettronico di sicurezza. Questo rivoluzionario mezzo di comunicazione permetterà sempre a più persone di avere il telefono nelle proprie auto. I tuoi baffi fanno cagare. Devi tagliarteli. Tagliarmeli? Già, è ridicolo. Miei baffi? Questi sono veri baffi ariani? No, in questi sono baffi ariani. I tuoi sembrano più peli pubici del cane di una prostituta. Molto, molto divertente. Tu sembra che sei caduto con te la colla sul labbra di culo peloso. Questi sono baffi ariani. Sono in imbarazzo per te, è ridicolo. I miei baffi sono ariani. Questi baffi sono molto belli. Ora ti metterai a piangere? Questi piangerai a casa della mammina? Sei un mozzoso piagnucolone. I tuoi baffi devi... Scusa, devi tagliarteli. Sono ridicoli. Dov'è carro armato? Eccolo. Iazana, più grande maestra di Kung Fu di tutti i tempi! Dica bene? Grazie! Grazie! Ora ti sbraccio. Ah, il mio braccio! Uccidetelo! Non serve che la spina dorsale tenga su il tuo culo.
Sbattiti, campione! Adesso niente potrà fermare me e mia armata! Basta coi giochetti. Mostrami le mani. Oh? Ackerman, hai visto Kung Fury? Oh no, siamo arrivati troppo tardi. Che diavolo sei tu? Io sono il Cobra. Ti stavo aspettando, Kung Fury. Sono il tuo spirito animale. Che razza di posto è questo? Sei morto. Questo è il paradiso. Cosa? Sembra così reale. Sì, è tutto reale. Signor Cobra, sono un poliziotto. Devi rimandarmi immediatamente sulla Terra. Ora. Spiacente, non posso aiutarti, vedi? Sei morto. Sei in arresto. Per ostruzione alla giustizia. State facendo la legge! Cos'è successo? Ho creato le tue ferite da proiettile, Kung Fury. Grazie. Voglio dare benvenuto in Germania a te e tuoi amici, già? Yeah? Non siamo così diversi, tu e Tien. Abbiamo entrambi un certo stile, già? Yeah? Il rosso, vedi? È figo, no?
Antra, vi piace fare mosse? Ha! Guarda qua! Ha! Ia! E uccidere gente! Lo adoro! E chiaramente piace anche a te, vedo! Unisciti a me! Potremmo essere fratelli! Siamo così simili! È come se ci finissimo le frasi a vicenda! Stronzate! Cosa? Santo cielo, non è rimasto niente. L'importante è che sia morto. Scusami se ho dubitato di te, Triceratocop. Sei il miglior collega che abbia mai avuto. Ho viaggiato nel tempo per te, Confiori. Perché ti voglio bene. Il lavoro di squadra è molto importante. Quindi ora che si fa, Confiori? Beh, devo tornare in ufficio. Avrò un sacco di scartoffie da compilare. Apri le portiere, Off. Mi spiace, Fury. Non posso farlo. Apri le portiere, Off. Mi spiace. Non posso fartele aprire, con Fury. Dannazione, aprile. Mi spiace. Non posso fartele aprire. Apri le portiere. Nessuno ti ha mai detto di non far incazzare l'Off 9000. Off 9000, sei un figlio di puttana. Pezzo di merda. Santo cielo, non è rimasto più. L'importante è che sia morto. Aspetta un attimo. Io ho già visto quel simbolo. Da qualche parte. Hitler. Some action.